Ogni anno i premi assegnati ai dirigenti dell'ASL fanno discutere. Si tratta, diciamolo subito, degli incentivi previsti da una legge nazionale e non di regalie graziosamente concesse dalla Regione. E ciò che fa discutere ogni volta non è neppure l'entità dei premi riconosciuti ai dirigenti. Quest'anno sono stati assegnati loro 215.000 euro di incentivi complessivamente, riferiti al 2020. Una cifra comunque considerevole che è andata a rimpinguare redditi superiori ai 100.000 euro l'anno. Ma la responsabilità delle loro funzioni, l'impatto delle loro decisioni sulla salute e sulla vita dei cittadini possono giustificare queste premialità. E allora perché ogni anno fanno discutere e suscitano anche irritate prese di posizione? Per la semplice ragione che questi incentivi sono legati a degli obiettivi che i dirigenti devono raggiungere. E l'importo dell'incentivo viene infatti tarato proprio su questi obiettivi indicati all'inizio dell'esercizio. Ma quali sono questi obiettivi e come vengono scelti? È questo il nocciolo del problema. Visto che non sono migliorati i servizi resi ai cittadini, se ne deduce che non è questo il criterio che presiede all'assegnazione degli incentivi. D'altro canto, se si tenesse conto delle lunghissime liste d'attesa e della fuga massiccia di pazienti in altre regioni, fenomeni che caratterizzano purtroppo la nostra azienda sanitaria, sarebbe difficile dare premi ai dirigenti. Sarebbe difficile darli considerando persino le condizioni lavorative dei medici, come ha osservato la dottoressa Michela Ardini, rappresentante sindacale della NAO, l'Associazione Nazionale Aiuti e Assistenze Ospedalieri. La dottoressa Ardini ha detto anche che il servizio sanitario è stato snaturato quando è stato equiparato ad una qualsiasi azienda, dove i parametri di valutazione infatti si riferiscono ai bilanci, ai costi, alla produttività, alle performance individuali. E le valutazioni del cittadino utente? Il suo giudizio sui servizi resi o non resi dall'ASL? Le attese bibliche per molti esami specialistici che lo costringono a recarsi in altre regioni? Tutto questo non conta nulla ai fini degli incentivi accreditati ai nostri dirigenti, i quali però non perdono occasione per ribadire che il loro principale obiettivo resta quello di mettere il cittadino al centro del sistema sanitario.